Amici di Sport Perugia, buonasera e ben ritrovati col nostro approfondimento Focus Grifo, l'appuntamento settimanale per parlare del Perugia Calcio, di un Perugia Calcio che reduce dal buon punto di Modena, così lo possiamo definire in ottica di una partita equilibrata, è chiaro un punto che non fa tanto per la classifica del Perugia, anzi che viste anche i risultati delle altre squadre pone qualche problematica in questa che è una settimana di riflessione, di pausa rispetto anche al programma di campionato. Il Perugia tornerà a giocare fra 15 giorni, diciamo domenica successiva, non il 20 ma il 27, anzi il sabato con il Genoa. Domenica, adesso non ricordo male, saluto il prof Casavecchia che Al subito 16, mi no, ha redarguito da buon professore. Adesso con no. questi anticipi e posticipi facciamo spesso confusione, però il Perugia è in pausa, questo lo possiamo dire, lo Sì, sappiamo. questo sì. Saluto Marco Casavecchia che è un nostro Buonasera a abituale tutti, ospite, il nostro grazie. professore, un Buonasera. amico, è un piacere sempre ritrovarlo. Come saluto in collegamento, diciamo di fortuna, perché lo chiamiamo sempre quando ha degli impegni, ma lui è sempre molto disponibile, il nostro editorialista Danilo Tedeschini. Ciao Danilo, ben ritrovato. Ciao Andrea e un saluto anche al prof. Ciao Saluto al Danilo. prof. Danilo, siccome abbiamo poco tempo con te, inizio da te, poi dopo sfrutterò anche la disponibilità del professor Casavecchia in studio. Prima di iniziare a parlare di Perugia, voglio da te, visto che sei, diciamo, un attento osservatore in generale del campionato di Serie B, c'è una pausa, sono state giocate 13 giornate, diciamo, una tua opinione su questo inizio che possiamo definire già un terzo di campionato. Ma sul Perugia. Ma anche sulle altre, nel senso come vedi questo campionato di Serie B, insomma, al di là di quello che ha fatto il Perugia, l'andamento, un po' le È un prospettive. campionato molto difficile, equilibratissimo. Sono 3 giornate di seguito che su 10 partite 5 finiscono in pareggio e questo la dice lunga su. E a volte vengono decise da episodi, dalla punizione, dal calcio d'angolo, dall'autogol, da un'espulsione, vedi Spal Benevento, che la Spal vinceva fino a un quarto dalla fine, è stato espulso un giocatore e Benevento ha segnato 2 gol. Quindi è un campionato che si gioca sul filo del rasoio. L'unica squadra a essere, ci sono solo 2 squadre continue, la prima e l'ultima. La prima è in positivo perché Frosinone sta facendo, se non sbaglio, ha fatto 6 vittorie consecutive e comunque ha preso una piega veramente bella per loro. 7 punti di vantaggio sulla terza sono già un buon bottino, funzione promozione diretta. L'altra, ahimè, è Perugia che invece è in fondo alla classifica, adesso ha 6 punti dal play-out. Senti, rimani in linea Quindi perché da buon professore di matematica adesso interrogo Marco Casavecchia sui sì. numeri e so che tu sui numeri, pur non avendo la titolarità di una laurea in matematica, insomma, ti erigi ad essere a Mi ci quell'altezza. Ti diletto e basta. ci diverti, benissimo. Allora, hai detto tu bene, Danilo, Perugia 8 punti a 6 punti, diciamo, da quella che ipoteticamente potrebbe essere una zona salvezza. Mancano 6 partite alla fine del girone d'andata e si sa che il girone d'andata spesso aiuta ad avere un termometro di quelli che sono gli obiettivi. Negli anni in cui abbiamo girato a 24-25 punti, guardavamo le zone playoff, l'ottavo posto, il settimo posto. Innanzitutto, per dire di poter sperare, da qui alle prossime 6 partite, il Perugia quanto dovrebbe, a tuo avviso, chiudere il girone d'andata per poi magari proiettare e progettare un girone di ritorno di tutt'altro tenore, questo sia chiaro. Domanda alla quale sicuramente il ferratissimo Danilo avrebbe risposto con tabelle e anche statistiche, però lasciandosi andare solo a un commento guidato dal buon senso, è evidente che se la zona play-out è a 6 punti, da qui alla fine ne dovremmo fare almeno una dozzina. Fare 12 punti significa tenere una media di 2 punti a partita, una media che sarebbe quasi da promozione diretta. Non so se nelle corde di questo Perugia, stando anche a quelli che potrebbero essere dei sensibili miglioramenti visti a Modena, e poi su questo magari ci ritorneremo, è in grado di fare tanti punti, perché è una media abbastanza alta, considerando che dovremo incontrare Cagliari, Genova, Genova, Benevento. Spal, poi dovremmo andare, mi sembra, a Benevento. Quindi è un po' difficile, viste le difficoltà del Perugia di realizzare, però almeno girare a 20 punti, perché
per poter poi fare un girone di ritorno, magari non lo so, confortati anche da un mercato invernale di riparazione, che non so quale potrebbe essere, ma qualcosa sicuramente bisognerà fare, e fare un girone di ritorno su medie almeno da 1,5 punti a partita, 1,6, 1,5, per poter fare da 20 quei 26 punti che dovrebbero portarci a 46 punti. Di solito sufficienti per una salvezza. Il problema è che non so se riusciremo a fare questi 12 punti. Dovessimo farne di meno, dovessimo farne 8, È chiaro, tutto il peso poi passa tutto il su. peso passa sul girone di ritorno. Danilo, sei d'accordo con l'analisi del professor Casavecchia, soprattutto se ci dai tu una quota salvezza? Marco è stato un po' baldiniano, nel senso che fare 20 punti mi sembra un po' cioè, non è che lui No, non è non ho convinto per sostenuto che li niente, però. faremo, eh. Allora, io sono un pochino più realista. Qua, secondo me, la quota salvezza diretta sarà sui 42-43 punti a fine campionato, la media attuale, quella che è. E attualmente anche la media a play-out sarebbe identica, in quanto sono a pari punti quattro squadre, dal sest'ultimo al tre squadre, dal sest'ultimo al quart'ultimo posto. Si allungherà, quindi secondo me ci vorranno 43-44 punti per la salvezza diretta. Scenderà un po' quel play-out intorno ai 40 punti, 39-40 punti. Io dico che bisogna girare almeno a 16 punti, cioè farne altri 8 in queste 6 partite, che è una cosa un pochino più realistica, ma comunque difficile visto il calendario che abbiamo. Dopodiché, nel girone di ritorno, avendo 16 punti alla fine dell'andata, serviranno almeno 24 punti per fare il play-out e 27-28, che è quella media famosa da 1,5 punti a partita di cui parlava Marco, per arrivare alla salvezza diretta, che ritengo a questo punto molto molto difficile, perché quest'anno le squadre sono tutte attrezzate e perché a gennaio sono attrezzate anche economicamente le dirette concorrenti. L'unica forse è il Cosenza, ma le altre, parlo del Venezia, parlo del Como, parlo del Benevento, sono tutte squadre che hanno una disponibilità economica superiore nettamente alla nostra. Senti, Quindi, Danilo, sei stato chiarissimo, quindi diciamo a che... meno che puntini puntini, non so, io ieri sera sono stato ospite da Marioni, se Questo avete gli volevo visto la chiedere io, trasmissione. infatti. Sì. Speri in un nuovo proprietario che investa tanti soldi. Taccucci ha lanciato sul finale della trasmissione questo rumors, che sembrerebbe più di un rumors da parte di un gruppo. Dice lui molto serio, tra l'altro ci ha anche parlato con questo gruppo. Però io questo ti voglio dire, Quindi io capisco che adesso gli argomenti per parlare del Perugia, giustamente uno deve anche, no? Quando parlavamo noi di una nuova proprietà, ci davano per gufi, no? Ti ricordi? Compralo tu il Perugia, se c'è... Adesso chiaramente tutti quelli che sono seri, sono bravi, sono facoltosi, perché adesso la notizia non è più quello che va a dire Santo Padre, ma è quando Santo Padre probabilmente uscirà di scena, no? Perché dopo tanti anni una certa parte della città si è reso conto che questo potrebbe essere la medicina giusta, non l'antibiotico, ma la cura, diciamo, il vaccino giusto per il Perugia, se vogliamo usare dei sarebbe termini. l'intervento chirurgico Sarebbe questo, un quindi. intervento chirurgico. Bene, il professor Casavecchia mi... Comunque, se dovesse i rumors dovessero trasformarsi in qualcosa di concreto, allora si potrebbe sperare in una Salernitana 2, Speriamo, quello cioè che hai auspicato tu. L'hai detto in un quello che è successo tuo a Salerno l'anno scorso, l'avevo editoriale. Lo detto speriamo, nella ma anche perché precedente trasmissione. significherebbe finalmente tornare, no, anche a gustarsi un Perugia e una passione calcistica con altri tipi di stimoli. Questo Certo. assolutamente sì. Però detto che poi bisogna sempre capire quando poi uno va a bussare alla porta, perché mi pare capire che in questi anni in diversi hanno bussato, ma quando bussavano, insomma, la risposta
era abbastanza scioccante. Però la situazione di quest'anno Certo. è molto diversa da quella Eh degli certo, altri che nella anni. vita bisogna essere lungimiranti, Danilo, e dopo alla fine, a forza di... Appunto, c'è cioè un retrocedere in Serie C, diciamo, le azioni del Perugia diventerebbero quasi carta straccia. Io vorrei soltanto Quindi chiedere a qualcuno, tu so se ti ricordi questi episodi, poi ti lascio perché so che hai da fare, ti voglio chiedere solo una cosa da un punto di no, vista posso tattico, trattenermi poi ancora. No, no, te trattenere. ne puoi pure Ti andare. dicevo, ti ricordi qualche tempo fa quando un certo Alessandro Gaucci, chiaramente non Come una no? persona, andò, no, in Sì. comune a proporre, quello l'attuale presidente della Regina, se non erro, Sì. presumo, l'attuale presidente della Insieme a Regina. Canovi, Sì, insieme a all'avvocato uno dei procuratori Canovi, più importanti andò a d'Italia. proporre l'attuale presidente della Regina. Ci fu una cosa, no? Ma chi è questo? Sì. Perché all'epoca chiunque si avvicinava, ma chi è questo? Ma dove va? Ma non c'ha una lira. Ma chi... Adesso chiunque si avvicina è serio, è bravo. Sì. Entri... Però intanto noi quest'anno rischiamo di andare in Serie C. Questa è la lungimiranza della Perugia Sportiva. Poi questa cosa la faccio anche a casa vecchia. A te ti voglio chiedere una cosa, così mi andiamo. Mi dai questa volta la sponda tecnica verso il professor Casavecchia. Tu dici 8 punti da qui alla fine del girone d'andata, ma il Perugia in questo momento su cosa può far leva per ottenere questi punti? Cioè su questo modulo 3-5-2? Su quali giocatori? Su quali interpreti? Vai. Ma io ero a Modena, devo dire che dei miglioramenti li ho visti. Non mi esalto come ho sentito per il punto, perché l'avversario era in crisi netta, l'ambiente era palpabile la preoccupazione e credo che se il Perugia avesse vinto, Tessera sarebbe saltato, perché veniva da due sconfitte e un pareggio, mi sembra. No, due sconfitte, due E pareggi. anche due pareggi con il nostro. Le ultime cinque erano vittoria. No, io parlo delle ultime tre. Le ultime tre Ah, le aveva vabbè, le perse ultime due e ne ha tre. pareggiata Allora una. è una sconfitta e tre pareggi col nostro. Vabbè, comunque. E quindi probabilmente, ecco, ci sono stati miglioramenti, però il punto conquistato rimane fino a se stesso, perché se tu avevi la classifica del Modena, dei nostri avversari, del Benevento, era un punto d'oro, perché in uno scontro diretto, torna alla fine della partita, hai constatato che con il punto ne hai persi due dalle dirette concorrenti. E allora ecco, queste 8 partite devono essere affrontate per cercare quantomeno di vincerne due, tre, un paio. E non più che pareggiarle, Senti, il Perugia perché Danilo. per assurdo, se noi da qui alla fine del campionato non perdiamo mai e facciamo 25 pareggi, retrocediamo. Questo è una Beh, chiaramente ma questo era è un problema di un'assurdo. Alvini, era Alvini che pareggiava, no? Quindi adesso quest'anno sì questo... sì Ah, perfetto. Alvini è vabbè, e Castori. Qualche miglioramento c'è stato, mi è piaciuto, è cresciuto Bartolomei, è cresciuto tantissimo Di Carmine, la difesa non mi è dispiaciuta, a parte l'errore di Curado, che io ho toppato clamorosamente perché l'ho affibbiato a Beghetto invece dallo stadio, e poi sulle pagelle mi sono dato 5 anche a me. Visto Bene, e l'errore. allora te lo facciamo certificare dal professore. Prof, tu, diciamo, dove ti appigli per sperare in questa... Ma come ha detto Danilo, la partita di Modena va presa e analizzata attentamente per non ripetere l'errore che abbiamo fatto dopo la partita di Reggio, dove forse l'enfasi con la quale abbiamo commentato quella partita era dovuta anche al risultato che un po' ha mascherato però il reale andamento della gara, insomma, lì ci siamo lasciati un po' prendere dall'entusiasmo. In realtà lì funzionò tutto, sia in fase difensiva che in fase offensiva. A Modena si è vista forse una squadra un tantino più compatta, più quadrata,
È vero che, come diceva Danilo, veniva da due sconfitte e un pareggio, sì, in effetti con il nostro era due sconfitte e due pareggi, quindi un trend negativo. So anch'io che Tessera ha rischiato in quella partita perché l'amico Raffaele, che è stato a Modena, ha studiato a Modena, ha fatto l'accademia lì, insomma, e comunque era a vedere la partita, Garinella, ha detto sì, in effetti questa partita potrebbe essere significativa per entrambi gli allenatori. Una sconfitta di Castori, non lo so poi che cosa, quali conseguenze avrebbe portato sul piano no societario a Perugia, almeno dico, perché alla fine Baldini ha fallito, ma insomma, poi Castori, se andiamo a fare i conti, ha fatto 8 punti in 13 partite. no, 10, perché 10. 3 ne ha fatte Baldini, quindi insomma una media bassa. Tesser sarebbe sicuramente saltato. Sul reintegro di Kwan, che io credo comunque che sia un giocatore che vada fatto giocare, è un po' confusionario, è un giocatore che non ha il piede educato, però è un giocatore che trovi dappertutto, trovi in difesa a dare una mano, trovi a fare pressing sui portatori di palla avversari, ci prova, conclude, insomma le conclusioni, se andiamo a vedere, a parte quella di Di Carmine, insomma le ha fatte lui. Su una ricollocazione di Bartolomei, perché Bartolomei non è un regista, è una mezzala, e in questa squadra si vede proprio, si nota l'assenza di un regista che possa lasciar giocare le mezzali con non compiti di costruzione, ma con compiti diversi. Lì dovrebbe essere il reparto sul quale la società deve intervenire in maniera più importante, quella che sarà, spero, o quella che dovesse essere lo stesso con Santo Padre, perché un regista e un'altra mezzala servono. Uno Struna che, tutto sommato, se tornasse ad essere quel giocatore che abbiamo comunque ammirato e apprezzato qualche anno fa, potrebbe essere una buona riserva difensiva. E una de definitiva e decisione da prendere sul reparto di attaccanti, perché ce ne ha sei, adesso uno è fuori, però ormai Castori deve fare le sue scelte e giocare con dei giocatori che siano sempre i soliti, perché anche questo, una volta gioco io, una volta giochi tu, secondo me funziona poco. Qualche Sentiamo un elemento po'. positivo c'è, però, come ha detto lui, il punto sarebbe stato più importante qualora avessimo fatto cose diverse prima. È un brodino, una panacea, non risolve nulla, se non magari darci la speranza che qualcosa stia cambiando, ma dovremmo Allora, vedere cosa Danilo, succederà poi. la considerazione che faccio con te è relativa appunto a questo aspetto, no? Abbiamo detto che probabilmente, a questo lo dico io, non so se concordi, il 3-5-2 con questi tipi di giocatori è l'unico modulo diciamo perseguibile, potrebbe diciamo essere anche un 4-5-1, non lo so, però magari comunque diciamo che probabilmente il 3-5-2 anche per le caratteristiche dei difensori centrali è quello che più si addice a questa squadra. Ci sono sostanzialmente 5 attaccanti in questo momento a disposizione perché Matos non è diciamo della partita, forse era quello che per caratteristiche poteva dare un pochino più di varietà e variabilità a quella che era la manovra È d'attacco. quello tecnicamente più Tecnicamente forse da proporre notabile, anche sugli insomma. esterni. Al momento qual è secondo te la coppia più azzeccata anche in funzione del fatto che il Perugia segna davvero poco, è una squadra che subisce con regolarità ma segna davvero poco, al di là dell'esploit di Reggio Calabria, però. Se Di Carmine è quello di Modena, sicuramente Di Carmine merita il gio la giocare di punta. Come spalla l'ho visto molto, d'altro canto giocavano insieme con Strizzolo, il quale ha fatto a sportellate tutta la partita con chiunque, questo è veramente encomiabile. E Melchiorri di rincalzo attualmente, ecco, perché io punterei su questi tre, eventualmente con Di Serio, che può fare respirare poi l'ultimo quarto d'ora qualcuno dei due titolari insieme a... Anche perché ho visto che non è la prima volta che a un certo punto Castori sostituisce entrambe le punte facendo entrare altri due. Quello che non, d'altro canto, a me non piaceva dall'inizio, ho sempre detto, è Olivieri,
che l'anno scorso si è salvato con quei 5 gol, anche se poi tutte queste belle prestazioni non mi erano sembrate. Quest'anno assolutamente zero, sembra quasi avulso dal resto della squadra. È Certo. sempre nervoso, non lo Senti so. Danilo, sperando che arrivi, che queste cordate finalmente siano cordate serie, che trovino il chiavistello per entrare, diciamo, nel fortino di Santo Padre, ma diciamo, come potrebbe, adesso che siamo in una fase di pausa, iniziamo a immaginarci anche qualcosa per il futuro, come si potrebbe cambiare in meglio questo Perugia e con quali giocatori? Perché è impensabile cambiare 10 giocatori a gennaio, no? Presumo quei 3 o 4 giocatori che possano dare. Come lo cambieresti tu il Perugia? Serve come il pane, il primo è un nuovo Burrai. Primo perché Burrai è stato fondamentale, ce ne accorgiamo adesso che non c'è. Quanto era importante. Anche io all'inizio ho parlato di un equilibrio del campionato, dei gol su calcio d'angolo, come li girava a Burrai. Anche punizioni. Ieri sera c'era Curado in trasmissione, io l'ho ricordato, l'anno scorso ha fatto 3 gol anche grazie alle traiettorie calciate da Burrai. E un nuovo play permetterebbe di impiegare Bartolomé nel suo ruolo, che è quello di mezzala, quindi più avanzato, e che è l'unico giocatore che ha il tiro in porta, la castagna, da fuori area. E quindi già sarebbero due varianti con un giocatore solo. Poi probabilmente dovrà andare via qualche punta e credo. A questo punto io restituirei Olivieri alla Juventus, sinceramente. E Per sperando di l'Europa recuperare League? Marcos. Sì. Per Come? l'Europa League? Per l'Europa League, sì. E andrà Senti, in prestito poi da qualche altra parte, non lo so. Danilo, Dimmi. io aggiungerei a quello che hai detto tu, perché secondo me servirebbe anche un'altra mezzala, ma a noi serve come il pane qualcuno in grado di saltare l'uomo, l'avversario sulle Ci stavo fasce. arrivando, Ah, sì. scusa. Un C'ha i suoi tempi esterno. Tedeschini, eh? Stava pensando, vedi, guarda l'orizzonte, si concentra. Oltre a Burrai, anche se a molti non piaceva, a me manca anche molto Falzarandi. Sì, c'hai ragione. Un giocatore del genere, un motorino che però riusciva anche a saltare l'uomo a volte, e come ha detto giustamente Marco, ci servirebbe. Perché Su uno E non fare contro cross uno siamo scontati, no Danilo? Non fare cross scontati come ci capita di vedere come adesso. Casasola e anche Beghetto, per esempio, è in involuzione rispetto all'anno scorso. L'anno scorso era entrato subito bene, quest'anno C'aveva un attimino. anche Facciamo lui. allora, diciamo, un centrocampista centrale, un Una regista, mezzala, secondo me. un esterno, diciamo, da 5 o comunque anche che possa dare una mano se volessi cambiare modulo davanti. E probabilmente davanti un attaccante con altre caratteristiche. Sì. Un attaccante con altre caratteristiche. Quindi 3 o 4 giocatori. Qui Marco chiede anche una mezzala, insomma, però bene o male qualcosa che possa dare delle differenze da un punto di vista anche di scelte da parte di Castore. È chiaro che ci sono alcuni, l'attacco va sfoltito e vanno presi giocatori più Ma funzionali, no? una mezzala, cioè noi stiamo parlando di un ipotetico mercato, ma con gente che faccia la differenza. Ah certo, Cioè, perché infatti io ho premesso che francamente, se sì. arrivasse No, la cordata quella sì, buona, capito? Sarà perché buona sta cordata, non lo promesso. so, non la conosco. Io me ne hanno parlato, ma non conosco di persona gli interpreti, quindi non mi sbilancio. Però è ovvio che il mercato che fai deve essere significativo. Devi comunque convincere gli giocatori a venire a Perugia, perché per convincere gente che fa la differenza a venire a Perugia con una squadra che è ultima, insomma, o li convinci con un progetto serio o con i soldi. Non è che puoi prendere tanto per prendere. Anche perché, secondo me, Santoro è un buon giocatore, ma non è così significativo a mio giudizio in questo 11. Iannoni è una speranza, è un ragazzo, ma non lo puoi caricare di responsabilità. Quan abbiamo visto che forse le giocate migliori, le partite migliori le ha fatte nel ruolo che gli aveva trovato prima Caserta, perché lo aveva già lanciato Caserta in quel ruolo, e poi Alvini. Però alla fine, a conti fatti, ti manca una mezzala, cioè
mettere a fianco di un play alla Burrai, sì, due mezzali già secondo me le partite in esterno, cambiano. Di centrocampo un po' più Elia, ci manca un Elia, ci manca un Falserano, ci manca qualcuno che veramente possa saltare o anche entrare in area di rigore, perché molti rigori tu te li procuri come faceva Elia entrando in area di rigore, e noi non entriamo né da destra né da sinistra, ci limitiamo ad arrivare a tre quarti e fare sto cross. Quindi anche lì... Beh certo, è chiaro che anche in salto di qualità da un punto di vista della proposizione del gioco, voi, insomma, Danilo che rappresenta Modena, ci testimoniate insomma un miglioramento in questo, ma è chiaro che da migliorare c'è tanto. Siamo arrivati alla conclusione, Danilo, grazie di esserti collegato con noi. Grazie a voi. Ti abbiamo visto in una versione... Dico solo che alla ripresa ci avremo una partita bruttissima. Bene, grazie di avercelo ricordato. Io avrei preferito incontrare al contrario il Genoa a Marassi e il Cosenza in casa, invece, perché Genoa è Blessin è come Alvini, cioè gioca uomo, allora, contro insomma, uomo, diciamo che il progetto fa molto più risultato Blessin salta secondo me. Bene, allora adesso informerò il professor Casavecchia, che ti ha già sentito che il suo programma di arrivare a 20 punti rischia già di avere le prime due tappe in difficoltà. Grazie Danilo, ci sentiamo presto. Ciao Danilo. Grazie per il tuo contributo giornalistico e per la tua professionalità e soprattutto capacità di saper leggere le cose, perché adesso non è che ti voglio incensare, però io ogni tanto qualche battuta la faccio. Insomma, adesso noi dobbiamo anche ascoltare, no? Quelli che dicevano, ma adesso qui, ma... Ragazzi, qui abbiamo Tedeschini che insomma è un pezzo, come si dice a Perugia, che dice certe cose, però ti sei anche annoiato, ti vedo che sei nostalgico, guardi, per il finestrino, cioè ormai proprio dici che ti senti... A forza di ripetere sempre le stesse cose annoiato. Stiamo appunto alla classifica, certo, però tu spera sempre che sia la cordata giusta, perché se arriva da certe fonti allora siamo sulla strada giusta. Speriamo che sia una cordata e non cordino. Speriamo. Ciao Danilo! Buona giornata a ciao, tutti, grazie, buona ciao. Serata. Ringraziamo anche il professor Marco Casavecchia, ringraziamo gli amici di Perugia nel cuore, che è il sito che grazie, diciamo sì. Appassionato di tifosi del Perugia, che segue le vicende. Alcuni anche competenti, alcuni non anche io, ma alcuni anche competenti. Diciamo tifosi, dopo io, quelli che non sono competenti li chiamo capri da tastiera, quindi diciamo, quando dico tifosi vuol dire che per me sono competenti. Per essere stato con noi, torneremo la prossima settimana, anche se Perugia non giocherà, tornerà Nicolò Brillo con altri ospiti, probabilmente anche con il professore si tornerà a trovare per riuscire a mettere ancora a fuoco altri argomenti, chissà che non verrà fuori magari effettivamente di che questo cordino sarà veramente una cordata, una bella corda, non sicuramente per fare una gomina, dei gesti inconsulti, però ecco, sicuramente l'obiettivo e la speranza è che Perugia riesca a risollevarsi, perché come abbiamo detto sempre, al di là delle valutazioni sulle singole gestioni, un Perugia che gravita e naviga in delle categorie di un certo livello è un benefit, è un aspetto molto positivo per tutti gli operatori della comunicazione, quindi la speranza è che veramente il Perugia nel campo e fuori dal campo riesca a cambiare marcia. Ci vediamo presto, buona settimana a tutti, a chi ci guarderà nel fine settimana, buon fine settimana e buon inizio per la prossima. Noi da martedì prossimo torneremo per parlare nuovamente di Perugia. Ciao, grazie.